Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. È mattina, lo si capisce dai miei occhi. Ebbene, sono pronto per fare qualcosa di davvero spettacolare. Tra le mie mani, ragazzi, guardate che bella. Questa lattina di Monster Java caffè latte. Mi è stata gentilmente inviata dai cari amici di ViaVai24. Mi raccomando, in descrizione trovate il link alla loro pagina Instagram e al loro sito ufficiale. Mi raccomando, non perdetevi il loro catalogo e ricordate, utilizzando il codice sconto TuccioEnergy, avrete diritto al 15% di sconto su tutti quanti i prodotti, quindi affrettatevi. Ed eccola ragazzi, guardate quanto è bella, la desideravo anche perché amante delle Java. Java in realtà, però ormai dicono tutti così. Ebbene, una lattina praticamente nuova. A me piace un sacco, ragazzi. Mi piace questo fondo praticamente color beige tendente all'ambra. Il collo di questa lattina è circoscritto da un rim color crema o comunque avorio e possiede in dorato olografico la scritta caffè latte. Collo e linguetta sono classici delle Java, quindi linguetta nera e collo dorato, mentre il logo, ragazzi, ricorda in tutto e per tutto quello della Java Monster Kona Blend. Non so se l'avete presente, vi metto qua un'immagine. Sta di fatto che è dorato e poi ha questa zona prettamente centrale di un colore bronzato, mi piace tantissimo. E lo stesso vale per la scritta Java Monster. Ricorda in tutto e per tutto quello della Kona Blend. In basso abbiamo ovviamente la capacità, che in questo caso è da 443 ml, che dire, lattina veramente strepitosa, semplice e minimale se ci pensiamo. A parte il fondo un pelo elaborato con questo stacco dalle scritte praticamente nero, è semplice in tutto e per tutto. Sul retro non manca mai la tabella dei valori nutrizionali, color oro, tutta quanta olografica, su questo sfondo nero scelto praticamente ad hoc. Abbiamo poi il quadro della descrizione, la scritta Java Monster con il suddetto logo e poi il paragrafo con tutta la storia della bevanda. Non abbiamo icone dei social, lo SKU di questa lattina si vede a fatica perché è un po' sfocato, è 0822N. Un piccolo errore di stampa, ragazzi. E il produttore invece è Ball. Che dire, lattina molto molto bella. Per lei ho qualcosa di speciale a riservo. E siamo pronti, ragazzi, per assaggiare questa Monster Kona Blend. Faremo colazione, dato che comunque si tratta di una bevanda idonea a questo scopo. Colore classico delle Java, caffè latte, che dire. Lo riempio per metà, perché questa volta riservo per voi qualcosa di unico. Ragazzi, sono pronto per recensire questa Monster Java caffè latte, novità del 2023. Dal colore sembra essere molto molto diversa dalle ultime uscite. Chi si ricorda le Cold Brew, che personalmente furono un po' un fallimento per quanto riguarda questa categoria di lattine. Profumo invitante, assaggiamola subito. Non male, di fatto è un caffè latte, ha il classico sapore un pelo tostato caratteristico del caffè, che però si va a vellutare, non è impattante, proprio grazie alla morbidezza del latte. Il punto sostanziale è che, ragazzi, questa bevanda ricorda in tutto e per tutto, non solo nel design, parzialmente abbiamo qualche piccolo messaggio occulto quasi a quella che in tutto e per tutto sembra essere la Kona Blend, perché ragazzi il sapore è quello lì. Abbiamo una bevanda tostata ma non troppo, quindi non abbiamo quel sapore di caffè molto inciso, molto forte, circoscritto. Abbiamo una bevanda delicata, non si fa mancare del sapore del caffè che si sente, va in rilevanza, emerge, ok? Però di fatto, grazie proprio alla presenza del latte, giungiamo a un equilibrio molto molto standard.
Non so se sia stato fatto apposta, quindi trovare un successore alla Monster Java Kona Blend, ma questa caffè latte ricorda in tutto e per tutto il classico cliché Java che siamo abituati a vedere. Cioè, bene o male, queste bevande si assomigliano l'una con l'altra. Solo un palato molto sensibile riesce a percepire la lieve differenza tra i sapori e gli altri. A meno che non si tratta di bevande proprio impattanti dalle caratteristiche diverse dalle classiche, prendiamo la Farmer Oats oppure la Swiss Chocolate, queste qui sono in un altro pianeta. Ma considerando tutte le classiche Java che siamo abituati a provare, beh, diciamo che la differenza ai neofiti sembra quasi impercettibile. Però non mi sbaglio, cioè sembra essere in tutto e per tutto la Monster Java Kona Blend. Forse un pelino più addolcita, però a livello di sapore siamo lì. Secondo me è un metodo per rinnovare e riaggiornare quella bevanda dandogli praticamente una nuova vita. Come promesso, però, le sorprese non sono finite. Infatti ho conservato più di metà bevanda, mi sono trattenuto nella recensione a sorseggiarla e adesso capirete il perché. Questa recensione prenderà una piega diversa dal solito. Mi sono munito di un bicchiere trasparente della nostra caffè latte e di un forno a microonde, perché sì, per la prima volta su Tuccio TV scalderemo e sorseggeremo una bevanda a temperatura calda. Direi che siamo pronti, ragazzi. Ragazzi, ho cambiato location per l'occasione, il bicchiere è quasi rovente, a malapena riesco a tenerlo in mano. Davvero, proviamo questa Java Monster praticamente scaldata. I sapori sembrano accentuarsi di più, poi nelle giornate invernali talvolta è sempre bello sorseggiare una bevanda che di fatto possa, come dire, rilassare col suo calore. Avete presente la mattina, no? Quando fa freddo, che volete a tutti i costi sorseggiare qualcosa di caldo. Questo è l'esempio concreto. L'ho provata normalmente, mi andava però qualcosa di caldo e mi sono concesso questa Java Monster al gusto appunto di caffè e latte. Come già detto, è molto molto particolare, cioè sorseggiata calda delinea, diciamo, meglio i suoi connotati, ok? Tendono a scindere meglio, tendono ad essere molto molto più accentuati. Quindi abbiamo una bevanda che, non essendo quindi frizzante, possiamo permetterci di scaldarla, dato che comunque i suoi componenti sono latte e caffè, e diventa quindi qualcosa di buono. Non aspettatevi un grande cambio di sapore, però state tranquilli che comunque è molto buona da sorseggiare calda, fidatevi che è veramente stupendo. Che dire quindi di questa Java Monster, davvero strepitosa, bella sia nel design ma anche nel gusto. Se devo valutarla gli do un 9, ormai le Java, ragazzi, hanno quel qualcosa che me ne fanno sempre innamorare e di conseguenza c'è poco da dire, ho un debole per caffè latte. So che a tanti non piacciono questa categoria di Monster, ma io fidatevi che la adoro, cioè mi piacciono troppo. Che dire, ragazzi, se anche voi desiderate questa Java Monster sia da assaggiare che avere in collezione, mi raccomando, è una novità del momento 2023, la trovate sul sito ufficiale di Via Vai 24. Vi lascio in descrizione anche la loro pagina Instagram e ricordate, utilizzando il codice sconto Tuccio Energy avrete diritto al 15% di sconto su tutto quanto il catalogo Monster. Quindi mi raccomando, per non perdervi nessuna novità, non dimenticate di iscrivervi a questo canale, a lasciare un like e a supportare questo lavoro. Io concludo qui e noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!